Ben ritrovati a Podcast, un nuovo appuntamento oggi con noi, ed è un piacere averlo qui, Roberto Volpe, presidente di Uripa, ente che riunisce molte delle case di riposo del Veneto. Presidente, in questi ultimi giorni stiamo sentendo che qualche contagio da Covid ritorna all'interno delle strutture per anziani. Nel Bassanese 4 o 5 realtà fanno i conti con alcuni contagi che in questo momento sono molto meno preoccupanti di quanto potevano esserlo un anno fa. Assolutamente sì, non è solo un problema degli enti vicentini, è un po' una cosa che sta avvenendo in tutto il territorio regionale. D'altronde noi siamo strettamente collegati ai nostri territori, voi pensate che ogni giorno le porte delle strutture per anziani si aprono per più di 60.000 volte. E sono gli operatori che entrano, che passa un quarto del tempo all'interno della sua giornata mediamente all'interno della struttura, ma i tre quarti è una persona che viene da società civile, quindi è chiaro che le stesse cause che hanno portato ad avere le situazioni che ben ricordiamo l'anno scorso a questa data e oggi sono radicalmente cambiate, e noi siamo la testimonianza reale più di qualsiasi altra ipotesi, qualsiasi altra considerazione. Noi siamo la dimostrazione reale che il vaccino è una cosa fondamentale. La nostra popolazione anziana è tutta vaccinata con le terze dosi, il nostro personale è tutto vaccinato con le terze dosi. Oggi, rispetto ai numeri che lei diceva prima, domani probabilmente avremo la contabilità dei decessi, avremmo avuto la contabilità dei decessi, invece comunque così si sta configurando come un qualcosa che non lascerà il peso e il dramma che abbiamo vissuto l'anno scorso a questa data. Quindi non ci preoccupiamo. Contagi sì, una malattia che però si riesce ad affrontare e dalla quale anche la popolazione anziana e probabilmente con altre patologie a carico riesce a fare fronte, a uscire senza neanche l'ospedalizzazione. Assolutamente, ma questo vede, è un'altra considerazione, cioè noi siamo di fronte all'efficacia di un vaccino in una popolazione di una fragilità incredibile, quindi pur di fronte a una fragilità fisica data soprattutto dalla condizione di non autosufficienza, immunodepressione, tutta una serie, perché sono, ragazzi, sono ospiti che hanno delle pluripatologie che non basterebbe una pagina, cioè non basterebbe un foglio protocollo per scriverlo, però reggono l'impatto anche di questa nuova ondata. Quindi sì, adesso chiaro che c'è sempre preoccupazione, c'è sempre una soglia, quando hai passato un periodo come l'anno scorso un po' di preoccupazione c'è, però è chiaro che la preoccupazione è sicuramente molto più contenuta, ma guardate, aspettatevi anche altri numeri da altre strutture, perché è normale, cioè adesso il fenomeno è verso un momento di massima esplosione, quindi oggi sono le strutture del Bassanese, domani magari saranno le strutture della provincia e poi le vedrete anche in giro per il territorio veneto, però insomma la situazione è sempre da tenere sotto controllo, ma sicuramente meno allarmante, e questo è un segnale che va dato anche alle famiglie, che magari rispetto a queste notizie chi ha vissuto già l'anno scorso e l'aveva scampata, chiaro che sono preoccupanti, quindi anche alle famiglie va dato questo messaggio. Va dato questo messaggio, va dato il messaggio sulla efficacia del vaccino. So che lei ha una posizione assolutamente dura nei confronti dei Novax, credo venga proprio dall'esperienza fatta direttamente sul campo nella sua professione. Assolutamente sì, tra novembre, dicembre e gennaio nelle nostre strutture, vi ricorderete, accatastavamo le bare. Dell'anno scorso, accatastavamo le bare, non avevamo più spazi e le bacheche in giro per i comuni dovevano aggiungere pannelli di legno per aggiungere le epigrafe. E aver vissuto questo e aver visto arrivare il vaccino facciamo col corriere che l'ha portato 3 mesi in ritardo per noi, non puoi accettare che ci sia della gente che quasi come fosse una fede decide di fare questo. In questi giorni
i commenti che ho letto ieri anche sulla morte del presidente Sassoli, dopo il decesso dell'assessore di Romano Zerino, questa gente che si scatena a dare sempre valutazioni, ma io credo che, l'ho detto, questi meritano di avere un super ticket sanitario, la libertà è la libertà di scegliere di non vaccinarsi, poi però quando riempite, come in pari reparti di San Bortolo oggi, ci sia la dichiarazione che sono quasi totalmente occupati da non vaccinati. Sentivo, ed è assolutamente così. Sentivo anche prima che in Friuli Venezia Giulia hanno sospeso tutte le attività chirurgiche ordinarie, perché ci sono i reparti pieni di queste persone, credo che, cioè, qualsiasi valutazione, qualsiasi giudizio personale, spero, perché penso che quando usciamo di qui, andiamo al bar, nell'ambito lavorativo il 90% delle persone siano stanche di questi comportamenti. No, è vero, assolutamente sì. Presidente, più volte abbiamo parlato della difficoltà di reperire personale specializzato per le strutture per anziani e abbiamo anche lanciato più volte l'allarme circa il fatto che avremo sempre più bisogno di strutture e siamo sempre più a corto di sanitari preparati. La situazione cambia un po', vede una inversione di tendenza o stiamo veramente andando sempre peggio? Allora, secondo me, vi do, passatemi la battuta, archiviatevi questa puntata e rispolveratela tra un anno, anche due, dove questa situazione sarà l'emergenza del Paese. E oggi all'orizzonte non ci sono soluzioni. La crisi del personale infermieristico rimane drammatica. Credo che in questi giorni avrete anche notizia di qualche struttura del Basso Vicentino che lancerà l'allarme e che dovrà, se non addirittura, chiudere gli ingressi, dimettere ospiti perché non hanno più personale infermieristico. Gli operatori sociosanitari, lo stesso problema, ma qui viene al pettine tutto quello che noi diciamo da anni, totalmente inascoltati dalla politica. Noi non possiamo pensare di pretendere da questi ragazzi o pretendere dalle giovani generazioni che pensino a questi mestieri come mestieri su cui investire, quando dai 1200-1300 euro al mese a questi ragazzi. Cioè è una vergogna. E lo è dice una vergogna uno. Anche a fronte di quello che probabilmente hanno fatto e hanno dato in questi due anni di emergenza assoluta. Guarda, in questi due anni, vissuto il dramma dei decessi, vissuta la rabbia della lontananza totale della politica a tutti i livelli, qui non è una cosa rispetto ai singoli, è al sistema politico. Lei si pensi che noi a livello nazionale abbiamo ricevuto un contributo di 46 centesimi per ospite al giorno. Al giorno. Che considerate che la mascherina la vendono a 50 centesimi, non importa però. La totale assenza, ma questo si spiega perché eravamo la pancia fragile del sistema, quindi siccome avevamo il mondo contro, chi è il politico che difende questo mondo? Nessuno, perché comunque tutti guardano al consenso, noi eravamo bersaglio di chiunque. Penso alle affermazioni di Monsignor Paglia, lo stesso ministro che l'anno scorso dice istituiamo la commissione sulla RSA perché il 50% dei morti di questo paese stanno all'interno dell'RSA, fa la commissione di 15 membri con una poetessa, un regista, nessuno dell'RSA, che ma soprattutto fatto il lavoro, mi verrebbe voglia di dire oggi, beh, adesso dobbiamo fare una commissione che valuti il lavoro di quella commissione, perché c'è un anno di distanza con tutti i contagi. È il modo italiano per non risolvere mai i problemi, però i problemi ci sono. Torniamo ai ragazzi. Ecco, in tutta questa situazione, quindi abbiamo parlato del dramma dei decessi, abbiamo detto della politica totalmente assente proprio in termini di sensibilità, una demagogia pazzesca, dico un dato, il PNRR riserva al mondo della residenzialità per anziani non autosufficienti 300 milioni in tutta Italia. Anzi, dando poi un'indicazione che la RSA, come dice Commissione Paglia, dovrebbero riconvertirsi in mini appartamenti per anziani. Qua, cioè, probabilmente, qualunque come. Il dato straordinario è stato quello di aver scoperto di avere all'interno delle nostre strutture delle donne e degli uomini straordinari. Cioè il personale è molto motivato. Io mi sento molto responsabile nel momento in cui dico che io mi sento anche in colpa, perché mai avrei pensato che questi ragazzi avessero questi valori, vedere ragazzi che anche nel momento massimo di sacrificio saltavano turni di riposo dentro in queste tute in cui
perdevi 2-3 kg al giorno durante il servizio, che si sono sostituiti, credetemi, agli affetti familiari, perché in quel momento sono diventati tutti figli, nipoti dei nostri anziani. E la scoperta di avere questo patrimonio, credo che molti dovrebbero chiedergli scusa, io per primo. Valori, per il fatto che li abbiamo pagati anche troppo poco. Sì, ma li abbiamo probabilmente anche considerati lavoratori di serie B ed altro, invece sono qualcosa di straordinario. In alcune occasioni li ho paragonati ai ragazzi del 90, ai militi del 99, perché poi tra l'altro c'è un altro fatto, che eroicamente sono stati chiamati in campo tutto il mondo prettamente sanitario, dei nostri ci siamo, ovvero si sono totalmente dimenticati, e, ripeto, retribuzioni ridicole, e il motivo per cui oggi soprattutto in provincia di Vicenza stiamo soffrendo in modo pazzesco, i corsi di formazione non decollano, non ci sono iscrizioni, ma credo sia anche una conseguenza di quello che è stato l'atteggiamento di questi anni, anche di questi ultimi anni. Ho avuto delle ragazze che si sono dimesse per andare in fabbrica. E allora noi archiviamo questa trasmissione, ci rivediamo presto però per cercare di invertire la tendenza. Grazie davvero. Grazie, Roberto Volpe, di essere l'attenzione. Stato con noi. Se lo vorrete, podcast torna anche domani. Arrivederci.